Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale, sono Daniele ed è un po' che in realtà che non ci sentiamo, ma vi avevo già avvertito che in estate non sarei stato molto presente, anche perché giustamente fa caldo e ci sono altre priorità in questo periodo, ma oggi sono tornato per parlarvi di una cosa molto interessante per chi vende su eBay o per chi vuole vendere su eBay in dropshipping, ossia i wholesale suppliers. Cosa sono i wholesale suppliers? Sono fornitori per dropshipper autorizzati e legittimi che vengono riconosciuti ufficialmente da eBay e quindi ti permettono di evitare qualsiasi tipo di flag o restrizione dell'account. Quindi resta qui e non ti perdere questo video. Ragazzi, eccoci qua. È un po' che non parliamo di eBay, sono cambiate diverse cose, o perlomeno sono cambiate diverse cose. Il mio metodo di lavorare su eBay, ve ne parlerò nei prossimi video, cerchiamo di riprendere un attimo le cadenze almeno settimanali, ma oggi vi voglio parlare di una cosa. Come sapete, io mi occupo di dropshipping principalmente su eBay tramite fornitori come Amazon, Walmart, quindi comprare gli oggetti da Amazon e venderli su eBay o comunque perlomeno mettere in vendita gli oggetti su eBay presenti su Amazon e comprarli e spedirli direttamente al cliente. Ne ho parlato in modo approfondito nel canale, iscriviti, vatti a vedere gli altri video o vai su dropshippingchilometrizero.com se vuoi approfondire l'argomento. Oggi voglio parlare di una cosa di cui ho parlato ma non abbiamo mai approfondito, ossia wholesale suppliers. Sai bene, se mi hai seguito o se fai dropshipping su eBay utilizzando magari Amazon, che eBay può flaggare l'account che utilizza altri negozi retailer come Amazon. Cosa vuol dire flaggare l'account? Significa che ti toglie un po' di traffico e i tuoi oggetti saranno meno visibili ai clienti. Questo perché eBay tollera, accetta questo tipo di dropshipping, però lo penalizza un po'. Ho già detto più volte che non è un problema, si può benissimo lavorare con gli account flaggati, io ci lavoro, però voglio anche parlarvi di un'alternativa, ossia come fare a non farsi flaggare l'account. Abbiamo parlato di APA, non EPA, ok, ma nessuna di queste è una soluzione definitiva. La soluzione definitiva è utilizzare metodologie di dropshipping accettate da eBay. E quali sono? Ci sono due tipi di dropshipping autorizzati da eBay, che poi è il vero dropshipping, ok? Comprare da Amazon e spedire direttamente al cliente, o comprare da AliExpress e spedire direttamente al cliente anche tramite Shopify, in realtà non è dropshipping, è chiamato retail arbitrage, ossia arbitraggio di vendita. Perché tu in realtà non hai nessun tipo di merce. Il dropshipping è quando tu compri uno stock di merce ma non lo vuoi spedire tu stesso e quindi affidi il tuo stock che già hai comprato, quindi è di tua possessione, a un magazzino, a un centro logistico che si occuperà delle spedizioni per tuo conto. Ora, cosa c'entra tutto questo con eBay? Andiamo a vedere quali sono i dropshipping autorizzati da eBay. Ci sono due tipi. Questo qua di cui che ti ho appena detto, quindi compri il tuo stock e lo affidi a un centro logistico, oppure i wholesale suppliers, che sono appunto questi magazzini, ma invece di avere il tuo stock in custodia, hanno i loro stock e li spediscono e ti danno il catalogo disponibile che tu puoi rivendere tramite i canali che preferisci. Ora andiamo a vedere anche nel dettaglio le autorizzazioni. E ti forniscono un dropshipping agreement, un contratto di dropshipping che tu puoi mostrare eventualmente a eBay se ti viene richiesto. Ora, ovviamente ci sono diversi vantaggi e svantaggi con ogni cosa. Tu sai benissimo, se mi segui, che io sono un fan della metodologia automatica di automatizzare il lavoro il più possibile. Abbiamo visto diversi software per automatizzare il nostro lavoro, che ho una playlist intera su YouTube che parla di automatizzazione di eBay come dropshipping. Quindi il problema con i wholesale nasce che in base a chi vai a scegliere puoi avere
o puoi non avere un sistema di integrazione con il tuo marketplace. Nel caso di eBay, ad esempio, mettere in vendita degli articoli dal tuo supplier, da fornitore sul tuo account eBay, o sincronizzare magari gli ordini o avere l'evasione automatica degli ordini. Per esempio, io ci sono un paio di wholesale suppliers che sto utilizzando, ce n'è uno che ha un'integrazione praticamente totale con eBay, però non mi fa inserire oggetti in massa perché richiede alcune modifiche della categoria, perché mi integra perfettamente le categorie. Un altro che invece ha un'integrazione totale dell'inventario tramite però file, quindi download del file, importarlo su eBay, insomma è un po' più macchinoso rispetto magari a software automatici, abbiamo visto come AutoDS, però non ha la sincronizzazione degli ordini almeno al momento. Quindi come vedi ci sono dei pro e dei contro. Ora, andare a utilizzare un wholesale supplier ti dà diversi benefici. Uno, sei in regola totalmente con i termini e condizioni di eBay. 2. Ti dà prodotti magari meno abusati, con meno competitors, perché ovviamente utilizzare Amazon o utilizzare Walmart avrà sicuramente più competitors che utilizzano gli stessi prodotti, che non è un problema con le giuste strategie che ho spiegato diverse volte, però ovviamente avendo più competitors hai meno potenziali vendite. Quindi hai articoli che potenzialmente vengono utilizzati di meno e quindi puoi vendere di più. 3. Dovresti avere solitamente margini migliori, perché ovviamente essendo un wholesale supplier, i prezzi non saranno quelli di un retailer come Amazon, ma saranno prezzi all'ingrosso. Quindi i vantaggi sono notevoli. 4. Teoricamente non dovresti essere flaggato e quindi hai più traffico. Ora, però ci sono diversi svantaggi, come ad esempio l'integrazione di cui abbiamo parlato, non hai un'integrazione perfetta. 2. Non meno importante, i resi, perché ovviamente quando andiamo a utilizzare ragazzi Amazon per spedire i nostri articoli e vogliamo fare un reso, andiamo su Amazon e facciamo il reso di qualsiasi cosa a qualsiasi motivo, senza costo, in modo veloce e pulito. Con i wholesale supplier non è così, dovete avere i termini e condizioni. Per esempio, ci sono alcuni che vi danno massimo 14 giorni di reso, voi siete comunque obbligati su eBay a dare almeno 30 giorni. Altri che vi chiedono un restock fees, che sarebbe una commissione di rimmagazzimento, vabbè, mi sono confuso la parola, insomma, restock ragazzi. Che sta in pratica quando ve la spedite indietro, quando il cliente lo spedisce indietro, se l'articolo costa 50 euro, loro vi rimborsano solo una percentuale, tipo l'80% solitamente, quindi su 50 euro, 8 euro se li tengono loro come spesa di riciclo dell'articolo e tutte queste cose. Alcuni non vi danno la restituzione gratuita, quindi dovrete darla voi al cliente. Insomma, come vedete, ci sono degli svantaggi logistici che comunque possono non possono avere peso, che da un lato avete margini migliori e più traffico, dall'altro lato avete delle spese maggiori per i resi e quant'altro, che comunque non vanno a pesare molto se utilizzate prodotti di qualità o wholesale di qualità. Un altro svantaggio è la velocità di spedizione, anche se è vero che solitamente i wholesale suppliers offrono una velocità di spedizione molto veloce, nessuna sarà mai diciamo maggiore di quella di Amazon ovviamente o di Walmart. Quindi bisogna un attimo vedere la situazione. Un altro svantaggio per chi vuole vendere in Italia è la mancanza di molti wholesale suppliers. È vero che li trovate, ci sono, però ovviamente sono sempre minori rispetto a vendere magari in America, che in America ce ne sono a centinaia. Ma parliamo un attimo, come possiamo trovarli? Ora, io non ti vado a dare in questo video una lista di wholesale suppliers. Sto lavorando ai dei video aggiornamenti per il mio corso dropshippingchilometrizero.com. Significa che chi è iscritto e chi ha il corso avrà accesso a questo nuovo modulo sui wholesale suppliers. Quindi, per rispetto loro, non ti vado a dare una lista di wholesale supplier qui. Se vuoi iscriviti al corso, troverai l'aggiornamento, arriverà nelle prossime 2 settimane, penso. Però
Però posso spiegarti più o meno come trovarlo. Ora, trovare un qualsiasi supplier, ragazzi, è un po' come fare una ricerca del prodotto. Bisogna avere tempo e bisogna fare attenzione perché dobbiamo affidarci, dobbiamo essere sicuri di quello che andiamo a fare. Vai su Google, che okay, io te lo spiego in maniera americana, e vai sulla barra di ricerca e ti basta scrivere wholesale supplier for dropshippers. O comunque keywords, parole di ricerca simili, e troverai una decina di liste. Ora, se volete vendere in America, ci possono essere o possono non essere vari requisiti richiesti. Ad esempio, molti vi chiedono una LLC registrata, quindi un'azienda americana registrata, e un processo di approvazione. Altri invece non vi chiedono niente, vi basta registrarvi e mettere in vendita gli articoli. Poi, dopo una volta che trovate il wholesale supplier che volete utilizzare, dovete testare l'integrazione, quindi dovete vedere come si integra. Ad esempio, ci sono quelli che hanno integrazione via API, quindi hanno un software interno al loro sito che vi permette di importare i prodotti su eBay. Altri vi daranno un file CSV da collegare via FTP o diciamo, da esportare e importare tramite il import manager di eBay, che molti non sanno nemmeno che esiste. Altri invece vi danno semplicemente le foto e le descrizioni e ve le dovete mettere manualmente. Quindi dovete fare una ricerca del prodotto, parlare con loro, contattare il supporto, vedere come funzionano. Informatevi, mi raccomando, sulle spese di spedizione, sulle spese dei resi, sul funzionamento dei resi, sui tempi di spedizione, ok? Queste sono quattro importantissime cose. Vedete i prezzi, cercate articoli, stessi articoli o simili su eBay, vedete se c'è margine. Anche se il prezzo non ha molta importanza, però in base alla strategia volete attuare. Quindi dovete fare tutte queste ricerche. Richiede un po' di tempo per trovare una lista di cose supplier che volete utilizzare. Non ve ne servono molti. Personalmente io raccomando dai 3 ai 5 magazzini massimo diversi, in base a quanti numeri di articoli vuoi utilizzare. Se tu vuoi specificare, se tu vuoi specializzare su una nicchia sola, ne basta anche solo uno. E da là comincia a costruire un attimo il tuo negozio. Ovviamente ti consiglio di non utilizzare negozi flaggati dove già vendi da Amazon o da altri retailer, perché così non hai, diciamo, il 100% del potenziale utilizzabile perché è un account flaggato. Io consiglio di utilizzare account non flaggati o mai utilizzati. Se ne vuoi sapere di più, mi puoi contattare, trovi il link in descrizione, mi puoi contattare su Instagram, via email. O sui commenti qua su YouTube, ricordati di iscriverti al canale. Grazie di avermi seguito oggi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.